Ma io credo che per promuovere il turismo si debba anzitutto preservare l'ambiente. Per preservare l'ambiente non bisogna realizzare centrioli, ma non bisogna realizzare nemmeno gli inceneritori. Io credo che se fossero realizzati gli inceneritori in Abruzzo, il turismo evidentemente ne risentirebbero, perché le emissioni in atmosfera degli inceneritori hanno un campo di azione davvero molto largo. Ho sentito poi qualche ingenuità. Una ingenuità la voglio riferire, cioè abbiamo fatto riferimento a quello che ha detto un attimo fa Carlo Costantini quando dice che il turismo è incompatibile con quelli che sono sistemi comunque di valorizzazione dei rifiuti, di termovalorizzazione e così via. A me sembra che l'Emilia Romagna e la Toscana, che sono regioni che fondano molto sul turismo, sono, e non mi interrompere sempre, no, per cortesia, ma sei proprio un dipietrista, cioè proprio uno scostumato, insomma no, smettila di fare queste cose. Per te, vabbè, intanto fammi te lo dire, perché chi interrompe è scostumato. Dicevo, l'Emilia Romagna, la Toscana, che fanno del turismo un'attività molto importante, gli danno molta importanza, hanno una 9 termovalorizzatori, un'altra ce n'ha 5 di termovalorizzatori, quindi non esageriamo. Per quanto riguarda la riorganizzazione del turismo, due cose. Ci sono due livelli di programmazione oggi, una programmazione regionale e una programmazione della PTR. Non funziona, si impiega troppo tempo, quando arrivano le risorse le stagioni sono già concluse. Un solo livello di programmazione che deve tornare in capo alla regione e la moltiplicazione per 10 di quelli che sono i fondi fino ad oggi investiti. Mediamente nella promozione turistica negli ultimi anni sono stati investiti 2 milioni di euro. Io penso che questi 2 milioni di euro debbano essere portati almeno a 20 milioni di euro, partendo dalla considerazione che questi investimenti sono un moltiplicatore di ricchezza. Necessitano certamente più fondi stanziati da parte della regione per quelle che possono essere le politiche turistiche, così come una sinergia pubblico-privato anche per quanto riguarda la PTR, credo che sia una soluzione molto positiva e quindi la condivido, così come ritengo condivisibile quello che ha detto poco fa De Laurentiis circa un'azione di marketing territoriale che individui anche un brand dell'Abruzzo e che sia in maniera promosso, in maniera piuttosto chiaro e non frammentato, così come fanno adesso ogni assessorato, ogni iniziativa, ogni ente fa una cosa. Credo anche che sia importante, secondo me, cercare di aprire nuovi mercati di provenienza, e questo potrebbe essere invece una delle cose che potremmo fare come regione, soprattutto con i paesi dell'est europeo che stanno crescendo moltissimo in termini di turismo. Grazie.